Appartenere ad un corpo militare può far pensare a uomini protagonisti di guerre. Non è sempre così. Il corpo degli alpini è anche e soprattutto un corpo di pace che dopo la ferma non si disperde, ma rimane unito per rinsaldare i valori di fratellanza e solidarietà. Ivrea, città ancora più affascinante e festosa, un colpo d'occhio coinvolgente per il 16° raduno degli alpini nella città eporediese. In 30.000, 1.000 i gruppi arrivati dal Piemonte, dalla Liguria e dalle Valle d'Aosta in un ideale abbraccio di fratellanza, fiore all'occhiello degli alpini. Autorità civili, militari, religiose e pubblico, tanto pubblico in un unico corale entusiasmo, partecipe di una manifestazione che non ha dimenticato i giovani caduti in guerra, come ha sottolineato Sebastiano Favero, presidente nazionale ANA. Alpini sempre pronti, in un avvicendarsi di reciproca solidarietà, con ideali comuni. Ivrea è stata all'altezza della situazione, un impegno organizzativo di varie entità istituzionali sottoposte ad un evento eccezionale. L'applauso ininterrotto del pubblico ha gratificato i loro sforzi, così come la ricaduta turistica sul territorio. Da Biella è tutto, grazie dell'attenzione, arrivederci.